Divertimento, musica, sport, così la festa Restate 2023, realizzata grazie alla cooperazione tra Accademia Musicale Armonia delle Sfere, Associazione Genitori Insieme e Comitato Cittadino Uggiano Montefusco, con il patrocinio del Comune di Manduria, Assessorato al Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi, Associazione Italiana Palo Cuccagna, AICS e Con Italia. Uggiano Montefusco riscopre il palo della Cuccagna, uno dei giochi della tradizione per anni simbolo delle feste popolari. A proporre l'iniziativa è stato il consigliere Filippo Scialpi, del gruppo Città Più. Avendo visto questa gara che hanno fatto in un paese limitrofo, diciamo, mi è piaciuta tantissimo. Ho visto la gente che si divertiva, quindi ho pensato di poterla fare anche nel nostro paese. E siccome Uggiano, diciamo, è un paese che mi sta a cuore, perché non tutti lo sanno, ma io ho delle origini di Uggiano, quindi quello che si fa a Uggiano per me è una cosa bella, diciamo. Quindi qualsiasi evento riusciamo a fare in questo paese, in questa frazione di paese, è sempre un bel evento. Spero che tutti si divertano e che, insomma, sia una serata, spero, bellissima, perché da quello che vedo. Quindi auguro a tutti di divertirsi e saluto i cittadini di Uggiano. La manifestazione ha attirato tanta gente anche da fuori provincia, pronta ad incitare le squadre. Da dove viene, signora? Da Roma, da Roma. Lei da San Nicola, provincia di Lecce. Ma per lei? Da Andria, provincia. Andria. Lei da dove Trani, viene? Trani. Trani. Voi di Uggiano? Trani. Trani. No, non siamo di Uggiano. Andria. Andria. Pisa. Pisa. Non ti piace? Tutti i forestieri. Usciremo in televisione. Dai. Trani. Ciao. Ciao. Per conquistare i premi posti in vetta, i partecipanti devono arrampicarsi velocemente su un palo di circa 10 metri ricoperto di grasso, una sorta di corsa all'insù dove capacità acrobatiche, forza fisica e coraggio sono gli ingredienti fondamentali. Restate 2023 chiude le iniziative organizzate in questi mesi dal Comitato e che hanno anche coinvolto tantissimi bambini. Noi abbiamo iniziato già dall'anno scorso un'iniziativa che è rivolta verso bambini, famiglie, con la rassegna Emozioni sotto le stelle. È una rassegna che ci tiene a cuore, che noi avevamo a cuore, poi è diventata a cuore anche parte del Comune, che già ha varie iniziative in programma e che abbiamo sviluppato pian piano in tutta la rassegna estiva. Tre eventi con vari valori associati. E chiudiamo l'estate con, dopo il primo maggio, un proseguo del primo maggio, un proseguo di tutte le iniziative, diciamo, di tradizione popolare. Continuiamo con questo palo della Cuccagna che il consigliere Scialpi ci ha proposto, che è una delle iniziative che aspettavamo di poter abbracciare. Le cose riescono sicuramente grazie allo spirito di collaborazione e di coesione che si è venuto a formare, e lo dico orgogliosamente, con la nascita di questo comitato di cittadino per Uggiano Montefusco. Abbiamo dato il là alla ripresa di tante attività che purtroppo si erano, diciamo, spente. Siamo stati di stimolo per tante altre realtà associative che per tante necessità magari si erano un po' fermate, erano esistenti ma si erano un po' fermate, e di questo siamo molto orgogliosi, perché siamo riusciti a rianimare, insomma, questa comunità. Stiamo facendo bene, siamo contenti dei risultati e non dimentichiamo comunque che bisogna ringraziare anche il sostegno da parte dell'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Eliana Tedesco, ma tutta la giunta e infine, insomma, per tutti il sindaco, non per ultimo ma per importanza. Quindi questo sostegno è importante anche il nostro impegno di singoli cittadini a entrare a far parte di questo tessuto sociale che sono le associazioni, il terzo settore, che possono veramente fare la differenza. Il borgo di Uggiano, la frazione di Uggiano, è una frazione molto attiva, molto vivace, sempre disponibile. Il comitato, grazie anche a Michele Colluto, a Graziano, a tutte le forze che si uniscono, non solo del comitato ma anche di molti amici che partecipano attivamente alle loro attività, riescono ovviamente a realizzare tante rassegne, tante iniziative che coinvolgono la cittadinanza a largo raggio. Quindi per i bambini sicuramente tanti
tanti eventi, ma anche poi per un pubblico più adulto e più maturo. La serata di questa sera è stata desiderata, voluta, cercata, ma soprattutto accolta, perché il momento in cui abbiamo deciso di realizzare questo palo della Cuccagna insieme anche a tante altre attività, loro immediatamente, come sempre, hanno detto sì. In ultimo un concerto, bisogna ricordare anche i signori Club Band, è un concerto di una cover band che ripropone i brani storici e più importanti della musica rock, pop dei Beatles. Quindi una bellissima cover che chiuderà la serata, questo ovviamente per chiudere in bellezza.